Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video in cui andremo a visionare un nuovissimo video trash, stavolta incazzato e sclerato più di prima forse. Più di prima? Sì, più di pai. Prima di cominciare mi raccomando, in descrizione trovate il link della mia pagina Facebook, andate subito a mettere un bellissimo mi piace, tempestate di like questo video come sempre, e inoltre in descrizione troverete anche il link del mio profilo ufficiale di Instagram, DorianB ufficiale, andate a cliccare segui, andate mi a stalkerare anche lì, che ogni giorno metterò sempre una foto nuova. Con questo terzo episodio andiamo proprio a completare la trilogia, proprio qualcosa al bacio. Ma dove veramente? Ma come se fosse la ciliegina sulla torta, ce l'hai presente o no? È il video che andremo a visionare. Oggi si chiama Calabrese incazzato sclera 3. Ti senti tutto a posto, cioè tranquillo, cioè non sei più arrabbiato come l'altra volta, no, vero? No, non penso, cioè ci guarda male, ma non come prima, cioè. Via! Mannaggia, guarda, già stimo no, cado un crocifisso Gesù Cristo che tenga più su caos. Ma magari non hai fatto niente. Io cazzo non l'hai fatto, scendiamo e vediamo sto cerchione in merda. In pratica non vuole cominciare il video bestemmiando perché dice se no casca il crocifisso di Gesù Cristo che ci ha appeso in macchina. Sicuramente sarà successo qualcosa sempre alla sua bellissima macchina. Mi fa capire che è successo qualcosa al cerchione della macchina, vero? Perché ha detto scendiamo e vedremo che succedeva a sto cerchione in merda. Io ho detto merda guardando lui, non perché lui è merda, parlavo del cerchione e poi grazie, capito? Grazie, cioè, non, tranquillo, cioè, lo sai, dai, che fa? Ho detto scendiamo e vediamo sto cerchione in merda. Ah, ok, no, perché... No, ho detto, diciamo, vediamo e cerchiamo sto cerchione in merda. Avete capito? Sì. Cerchione di merda. Perfetto. Vai alla... La puttana della macchina, guarda. Vedi? Dov'è? Guarda che cazzo! Cazzo cerchioni! In pratica, raga, sicuramente avrà strisciato in un marciapiede, avrà preso qualcosa. Comunque il cerchione, il cerchio di Lega si è rovinato. Ti devi immaginare una cosa, sei già con un buco così, si è messo a fare quel casino. Che cazzo può fare per il cerchione? Ma che cazzo domandare? Mi ha bruciato tutta la macchina! Pezzo di merda! Non posso cenare un cazzo! Mi ha fatto un buco che ci passano meteorite! Quando chiama mi cade tutto dentro! No, non sei un sogno leggermente irritato. No, oddio, no, già me lo immagino. Questo qui resuscita Hitler, questo qui fa scoppiare la terza guerra mondiale, questo qui fa creare un casino della Madonna. Dobbiamo avvertire tutto il mondo, è pericolo. In tutto questo, secondo me stavolta il suo amico muore. Allegria come un lampo di vino. La cosa bella, raga, è che il suo amico continua a ridere comunque, continua a prenderlo per il culo. Ma sì, ma non hai fatto un cazzo. Non hai fatto un cazzo perché la macchina è tua, pezzo di merda. Continua a chiamarlo per nome, continua a chiamarlo pezzo di merda il suo amico. Non è la faccia di merda. Beh, ha tanti nomi, capito? Cioè, gli dà ogni volta che fa una stronzata, gli dà, nome, sì. Gli dà un soprannome proprio amorevole e d'affetto soprattutto, perché d'affetto. Si vogliono bene, si vede, eh. Mannaia. La terza rata è arrivato ancora, io me la pago. Ancora è arrivato alla terza rata. E già gli sta distruggendo la macchina. Ancora è arrivato alla terza rata pagata, raga. E allora, che cazzo ne so, alla dodicesima non vede più la macchina, sparisce e va nella luna. No, mi sa che alla dodicesima non ci arriva. Tu cosa ne pensi di queste... No, vabbè, no, non ci diciamo niente perché è incazzato. No, guarda, è meglio che non ci parliamo. Sta prendendo il forco. No, senti, no, non ti vogliamo fare niente. Oh. Fermo, no, fermo, tranquillo. Ma che arriva la macchina? Ma che mi frecco di loro. Mi frecchi loro. Mi frecchi loro. Che vuol dire mi frego loro? Che vuol dire? Aspetta, prendo Google traduttore, un momento, andiamo a vedere. Allora, dunque, che cazzo vuol dire? Boh, non si capisce. Guarda te sto cunno, guarda te cretini di merda. Ma cos'è che ti incazzi? Cioè, ma che è? Non mi incazzare, cazzo. Un cerchione. Raga, ha ragione, ci tiene alla sua macchina. Quindi giustamente, se è la sua macchina nuova, e stiamo dicendo nuova, la veramente rata, nuova, La terza rata. Una volta gli brucia gli interni con la sigaretta, la seconda il cerchione. Quindi non lo so, alla quinta rata che cazzo è, il motore esplode alla Wakbar. Cioè, raga, veramente, cioè, ha ragione, 18.000 euro di macchina gli è quanto? 18.000! Quanto? 18.000 euro di macchina due giorni! Ma non hai fatto niente, guarda! Ma cosa non hai fatto un cazzo? Saranno
1.000 euro di danni, mendi! Quando? 1.000 euro di danni ha fatto? Il cerchione? 1.000 euro costa quel cerchione? Era fatto di oro quel cerchione, raga. Tu per caso sai se un cerchione costa 1.000 euro uno? Cioè, quindi 4 cerchioni 4.000 euro costano? Sì. La madonna! La madonna! Un cerchione in lega! E me che non cazzo! È un cazzo che? È un cazzo tuo, Bastardo! Ma cosa vuoi da me? Di sempre che fai? Ma cosa vuoi da me? Cosa vuoi da me? Guarda, guarda! Ma scusa, l'hai preso tu il marciapiede? Non mi fare parlare, guarda! Ma cosa vuoi da me? Che voglio, che voglio? T'hai detto, stavo alla casa! No, non esci, non tengo aglia! No, voglio dire al lecco! Mi fai dire al lecco! Cioè, raga, lui non voleva nemmeno uscire, il suo amico l'ha convinto ad andare al lecco! Che poi per fare che cosa al lecco? Che amico strozzo, diciamo, non lo può mandare a fanculo, è da due episodi che sta ancora lì a rompergli le palle! Ma sentia una cosa, ma sentia! Lui se lo sentiva, raga, non volevo uscire, che dice succede qualcosa, infatti è successo che il cerchione caput. Grazie al caso, c'ha un amico del genere in macchina. Ridi, ridi, sempre carina come hanno fissa. Guarda, ti mangiare nei cazzo, c'erano, zingaro tu cazzo. Ma le cose belle che ride, porca puttana. Cioè lui si incazza, più lui si incazza, più lui ride. Più lui ride, più lui si incazza. Hashtag se ridi mi incazzo. Ridi, ridi, guarda quanto ti piglia la macchina tua. Camazzetta. Camazzetta. Ma scusami, ma l'hai fatto tu il danno, mica io, scusami. Ma la cosa bella è che lui si mette a dire scusa dopo 3 volte che gli rompe le palle la macchina. Scusa, gli va a dire scusa. Logicamente, raga, gli va a chiedere scusa, si sente preso in giro, perché giustamente dice: come, mi rompi la macchina, ti metti a ridere, mi chiedi scusa. Mi sembra una presa per il culo un pochettino, Ma l'ho fatto io, ma io mi voglio stare alla casa. Ti ho detto no, non esci tu. Sì, esci. La benzina è la mia, la macchina è la mia. In effetti gli dice: io non volevo uscire, tu ti sei messo esci. Sono usciti, la benzina gliela mette lui, la macchina gliela mette lui, e il danno se l'è fatto lui. Cioè, no, ma la cosa brutta è quella, capito? Cioè, gli mette la macchina, la benzina, e in più la macchina ci rovina. Guarda, ci fosse una cazzo, guarda, c'è euro fa benzina, pezzo di merda. Poi spacco un cercare, a te ne pure un coraggio, mi fa la vita. Che poi la cosa bella è che più lui si incassa, più lui ride, ma forte! Ma l'hai sentito quanto cazzo? No, dice che anche c'ha il coraggio di fare il video. Cioè, ma tu ti rendi conto, no? Incazzato come un animale, cioè, e vedi a uno accanto a te che ti fa il video. Sta facendo il video? E si mette anche a ridere! Sta facendo il video? Bravo! Beh, ragazzi, questo video trash di questo mitico calabrese di cui siamo diventati fan, dove si incazza e sclera proprio da Dio, proprio un amore, finisce qui, e mi raccomando, in descrizione trovate il link della mia pagina Facebook. Andate subito a mettere un bellissimo mi piace, tempestate di like questo video come sempre, e in descrizione inoltre trovate il link del mio profilo ufficiale di Instagram, DorianB ufficiale. Andate a cliccare segui, andatemi a stalkerare anche lì, che ogni giorno metto una foto nuova. E come in ogni video, anche in questo video, la morale è solo una. Sei incazzato? Ma che cazzo di domanda è? Mi ha bruciato tutta la macchina! Pezzo di merda! Pezzo di merda! Tutta pancia di merda. No, non sei un cazzato, sono leggermente irritato. Uè, raga, e se non siete ancora iscritti al mio canale, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale cliccando il tasto iscriviti, condividete, commentate, mettete mi piace e guardatevi questi video qua che vi sto consigliando io, mi raccomando. In descrizione a questo video, come in ogni altro mio video, trovate tutti i miei link di Facebook, di Twitter e di Google+. Oh,